Eccoci, buonasera, il telegiornale parte dal nuovo episodio della sfida tra l'Europa e l'Italia. Dall'Ecofin praticamente tutti allineati sulla linea della Commissione di Bruxelles, ovvero le regole valgono per tutti, parole poi corroborate fin troppo da dichiarazioni del capo della Commissione, Juncker, e la borsa era partita malissimo, un po' ha risanato la situazione, ma lo spread era già stamattina sopra 300, poi è tornato un po' sotto e alla fine però è ritornato sopra quella quota 300 che non è solo psicologica, rompe supporti e il rischio è che gli interessi si facciano pesanti. Di questa recrudescenza dei numeri apertamente accusato Bruxelles, l'Europa, il vice premier Di Maio, dicendo che così si agitano i mercati strumentalmente, si specula sulla situazione e fra l'altro ci sono state anche parole che non hanno aiutato, diciamo, la tranquillità, come quelle del presidente della Commissione di Bilancio della Camera, il leghista Borghi, che ha detto staremmo molto meglio in questa situazione se avessimo la nostra moneta, ed è stato costretto lo stesso Premier Conte a rimbeccarlo dicendo stiamo benissimo nell'euro. Di fatto però è una situazione difficile, Italia contro Europa, Europa contro Italia, inutile raccontare chi ha ragione e chi ha torto, anche perché è difficile trovare ragioni e torti soltanto, ma è sicuro che c'è una situazione che si fa un po' preoccupante e per questo il governo ha riunito un vertice tra Conte, i vice premier, il ministro Tria per arrivare in qualche modo a innanzitutto a fissare questa nota aggiuntiva del DEF di cui nessuno conosce ancora il testo e poi da poter spiegare una manovra che a detta di Conte e dei vice premier taciterebbe l'Europa, chi è interessato e chi è disinteressato, cioè chi è interessato a speculare contro, secondo la linea del governo, o chi in perfetta buona fede però non sa ancora qual è, secondo sempre il governo, la vera disposizione dell'esecutivo rispetto alla manovra. Una partita difficile, una partita importante, però c'è un altro fatto molto diverso e che ha bloccato su di sé l'attenzione della politica per molte ore e anche adesso la situazione è molto molto tesa. Riguarda un arresto clamoroso, quello del sindaco di Riace in Calabria, il comune che è stato il modello di una accoglienza sostenibile. Quel sindaco di Riace è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e anche di irregolarità in un appalto sui rifiuti, ma la gran parte delle accuse in realtà sono state depennate dal GIP. Resta ovviamente il fatto clamoroso, era entrato anche nella lista delle 50 persone più influenti della rivista Fortune proprio per questo sforzo sull'immigrazione. Alla notizia del suo arresto però si sono scatenate prese di posizione contrapposte quasi da tifo calcistico. Fatto è che hanno coinvolto esponenti politici di primissimo piano e c'è stato ancora una volta un indiretto faccia a faccia tra Salvini e Saviano. Racconteremo tutto questo e peraltro il ministro dell'Interno era anche oggi a Napoli, dove ha proposto anche il possibile ritiro della patria protestà per i genitori delle baby gang ed è stato anche oggetto di alcune contestazioni. C'è anche altro, lo vedremo già dai titoli tra 30 secondi. Clima ancora più teso tra governo italiano e Europa. L'Ecofin appoggia la Commissione UE contro il 2,4% in deficit della manovra e chiede di rispettare gli impegni. Lo spread supera quota 300, impennata che è iniziata quando il
Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Borghi, leghista, ha detto che l'Italia con una sua moneta risolverebbe i problemi. L'euro scivola a 1,15 sul dollaro. Deve intervenire Conte a difendere la moneta unica. È irrinunciabile, dice. A fine giornata il rendimento dei BTP decennali al 3,44%, il più alto da febbraio 2014. Piazza Affari debole limita le perdite al meno 0,23%. La risposta durissima di Di Maio all'Europa: è colpa vostra se lo spread sale, le minacce non ci fermano e non arretriamo dal 2,4%, e Juncker non è adatto a fare il Presidente della Commissione. Anche Salvini, in linea con l'alleato, attacca Juncker per il suo anche supposto vizio del bere. Parlo solo con persone sobre, ha detto. Vertice in corso però d'emergenza con il Premier, i Vice Premier, il Ministro dell'Economia. Un arresto clamoroso, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. E questa mattina è finito ai domiciliari il sindaco di Riace, Domenico Lucano, considerato il simbolo mondiale per l'accoglienza. Sulla gestione dei fondi destinati ai progetti per i richiedenti asilo, lo stesso GIP critica la procura, accusandola di errori grossolani. Bagarre di reazioni da Salvini a Saviano, contrapposti con durezza, come in un derby. Frenata su Gemme, commissario straordinario per la ricostruzione a Genova, contrari i 5 Stelle che temono il conflitto di interesse del suo ruolo in Fincantieri. Riprende quota la possibile candidatura del sindaco di Genova Bucci. Sul fronte dell'inchiesta, per il professor Gentile, il Politecnico di Milano, ascoltato come persona informata dei fatti, il ponte era da chiudere. Applausi, ma anche contestazioni. Così Napoli ha accolto Matteo Salvini, che è arrivato nel capoluogo campano per presiedere il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il Ministro dell'Interno ha promesso un incremento delle forze, 100 uomini in più entro la fine dell'anno. La camorra fa schifo, ha detto. Ai genitori dei baby camorristi andrebbe tolta la patria potestà. La distanza politica è abissale, non ha preso impegni concreti, ma cooperiamo, gli risponde il sindaco De Magistris. Buonasera, ancora in primissimo piano la vicenda della contrapposizione tra l'Unione Europea, la Commissione Europea e, come vedremo, anche l'Ecofin, e cioè che la riunione dei ministri economici e finanziari dell'Unione Europea e il governo del nostro paese, dopo che il ministro dell'economia Tria ha notificato ieri alla riunione dell'Eurogruppo, qui i ministri finanziari dei paesi che aderiscono all'euro, che nel documento di economia e finanza, nella nota aggiuntiva, si segnerà per quest'anno e per i successivi due uno sforamento del rapporto deficit-PIL fino al 2,4%. Oggi appunto dall'Eurogruppo è arrivata ancora una nota di altolà, chiamiamola così, nei confronti del nostro paese. E partiamo proprio da quel che si è detto in Europa, che ci porta poi a tutto il resto. Vediamo il servizio sull'Ecofin. Quando la lunga fila dei ministri che partecipano all'Ecofin comincia a entrare nel centro congressi europeo di Lussemburgo, da Roma sono già filtrate le dichiarazioni di chi vedrebbe meglio l'Italia fuori dalla moneta unica. Il primo commento arriva dal commissario agli affari economici, Pierre Moscovici. Non alimentiamo questi pensieri, dice Moscovici. Gli italiani sono attaccati all'euro perché li protegge. L'Italia è un paese centrale della zona euro e deve restare tale. Quindi calmiamoci e usiamo lo spirito negoziale. Anche il vicepresidente UE Valdis Dombrovskis all'arrivo è piuttosto asciutto. Quello che vediamo, ripete, non sembra in linea con le regole del patto di stabilità, ma siamo aperti al dialogo con le autorità italiane.
e si comincia. In questo vertice c'erano tanti punti estremamente tecnici all'ordine del giorno, ma è inevitabile che la discussione sia scivolata soprattutto sullo scontro Italia-Commissione e su quello che è un po' il convitato di pietra a questo tavolo, Giovanni Tria, il ministro italiano che non c'è, sostituito dal direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera, perché dopo l'Eurogruppo di ieri è tornato a Roma per continuare a limare il documento di economia e finanza. La conferma di un clima teso la dà all'uscita il ministro austriaco Hartwig Löger. L'Austria ha la presidenza di turno dell'Unione ed è stata a Vienna poco prima a chiedere al presidente del Consiglio italiano Conte di spiegare il senso delle affermazioni di esponenti della maggioranza sulla moneta unica. L'Italia deve chiarire quali siano i suoi piani di bilancio perché c'è una discussione tra gli Stati membri. In quanto l'Eurogruppo è un'unione monetaria, siamo insieme in questa famiglia e dobbiamo risolvere insieme la situazione della stabilità. Contiamo su Tria, dice Löger, che aggiunge: se ci sono regole devono essere rispettate, è quel che ho sentito dire anche dagli altri paesi, ma gli investitori devono aspettare perché c'è tempo fino al 15 ottobre per decidere in che direzione reagire. Alla fine in conferenza stampa tocca ancora a Dombrovskis commentare le parole di ieri di Juncker sul pericolo di una crisi italiana. Juncker ha detto che dobbiamo essere rigidi ed equi con l'Italia perché abbiamo sottolineato tante volte che Roma ha il secondo debito pubblico d'Europa dopo la Grecia e l'Italia finora è il paese che si è giovato di più della flessibilità europea. Ma il primo piano di bilancio, dice Dombrovskis, sembra muoversi in una direzione che va ben al di là del patto di flessibilità. Insomma, nessuno spiraglio in apparenza, ma anche Roma non lascia spiragli alle prese di posizione che arrivano dall'Unione Europea. E il più duro, ancora una volta, è Di Maio, ma non solo lui. Ma non ci fermiamo davanti alle minacce. Ci tengo a ribadirlo ancora una volta, perché in questi giorni si sta dicendo ad un governo che ha oltre il 60% del consenso popolare che cosa deve fare e lo sta dicendo una commissione che non ha neanche l'1% del consenso popolare dei cittadini europei, non è stata neanche eletta dal popolo italiano e dal popolo europeo. A metà pomeriggio l'indice di Luigi Di Maio punta dritto ancora verso il presidente della Commissione europea, Juncker, e il commissario Moscovici. Colpa loro se lo spread oggi ha toccato quota 300, nemici dell'Italia e dell'esecutivo giallo-verde. Guai invece ad assegnare responsabilità alle dichiarazioni del leghista Borghi, presidente della Commissione bilancio della Camera, da sempre sotto i riflettori degli investitori per il suo noto euroscetticismo. A mercati appena aperti aveva ribadito via radio che con una moneta diversa dall'euro tanti problemi si risolverebbero. Una posizione personale, ha poi corretto, difeso da Di Maio. Se un parlamentare non può esprimere una sua opinione c'è un problema per la democrazia, ha commentato. Meno veloce, meno netto del Premier nel prendere le distanze. L'euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile. Ci avviamo a dialogare con le istituzioni europee con serenità e rispetto dei ruoli. Il post di Conte. Mentre sul lato Lega un'uscita ostile al reddito di cittadinanza del capogruppo alla Camera Molinari veniva corretta in tutta fretta. La giornata dell'impennata dello spread si svolge in apparente ufficiale concordia, di cui l'immagine che state vedendo, conferenza stampa unitaria Lega 5 Stelle, sul programma di riforme istituzionali in testa taglio dei parlamentari e referendum propositivo e abrogativo senza più quorum, prova ad essere testimonianza, così come le parole consonanti di Di Maio e Salvini: non arretreremo sul 2,4%, non abbiamo paura delle minacce dell'Europa. Lontano dalle telecamere tuttavia si tratta e ci si scontra. Il passare dei giorni e i calcoli dei tecnici stanno mettendo in luce che a dispetto del 2,4% le risorse sono scarse rispetto alle ambizioni. Reddito e pensioni di cittadinanza, taglio delle tasse per le partite IVA, superamento della Fornero con quota 100. I conti non tornano, sussurrano i tecnici della Camera, peraltro disorientati dalle tre diverse impostazioni della manovra, quella di Tria, quella del Premier, quella di Savona. La prova della difficoltà è nel ritardo del testo della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, calendario in aula per il 10 ottobre e nel vertice di questa sera a Palazzo Chigi che riunisce da Conte, Salvini e Di Maio, il ministro Tria, i sottosegretari Castelli e Garavaglia, oltre a Giorgetti e poi Moavero. Il capitolo su cui Tria e Conte puntano per convincere Bruxelles che il deficit si sfora per la crescita, non per assistenzialismo. La Lega, raccontano, sarebbe sempre più insofferente del reddito di cittadinanza, misura invisa agli imprenditori e in generale al nord, di cui la critica poi aggiustata di Molinari, un avvertimento. In vista del vertice che dovrà a tutti i costi tradursi in un testo, dice Di Maio che i commissari europei parlano senza aver visto i numeri, scriverli diventa di ora in ora più necessario o più pericoloso.
per diversi miliardi di euro nella legge di bilancio a quelle imprese. Queste le parole ancora di Di Maio, ma abbiamo in diretta proprio Alessandra Sardoni, l'autrice di questo servizio da Palazzo Chigi. Un attimo, prima di venire a te, sulle perplessità espresse dal Presidente del Parlamento europeo Tajani riguardo alla manovra, ho fatto il serbatoio, nel senso che ho caricato l'acqua e la porterò a Roma. Sono parole del Ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, da Strasburgo. La domanda è se il governo cambierà qualcosa in base ai rilievi fatti in sede europea. Savona ha replicato: troppo presto ancora. E la riunione mi pare ancora in corso, quella a cui accennavi nel servizio, tra Conte, i vicepremier, il ministro dell'economia e altre figure cardini del governo. Alessandra, ma ci sono novità? Dunque, non ci sono novità se non una dichiarazione, perché il vertice è ancora in corso e in realtà sarà anche abbastanza lungo, potrebbe essere abbastanza lungo perché è molto importante. Lo definivi nei titoli vertice di emergenza e in parte di emergenza, naturalmente, vista la giornata, visto lo spread, anche se questo elemento viene naturalmente un po' smussato nei racconti ufficiali, nelle dichiarazioni ufficiali, però ovviamente è una grande preoccupazione anche per i titoli bancari, perché anche quelli non sono andati benissimo, ma soprattutto questo vertice è necessario a trovare a tutti i costi l'accordo politico che è precedente, diciamo che è la condizione indispensabile per poterla scrivere la nota di aggiornamento del DEF, perché senza l'accordo politico, senza sapere se quanto dovrà pesare la parte taglio delle tasse, quanto il reddito di cittadinanza, quindi questo tiro alla fune che continua a dispetto dell'apparente concordia fra Lega e 5 Stelle, questo si deve tradurre nei numeri, nelle previsioni della crescita e quindi anche nella trattativa con Bruxelles. Per questo vertice è importante, per questo tra l'altro deve assolutamente entro questa sera, perché lo dicevamo nel servizio, il 10 di ottobre è calendarizzata in aula alla Camera, ma naturalmente deve arrivare prima in Commissione e deve anche avere la nota di aggiornamento, anche il passaggio all'Ufficio parlamentare di bilancio. Quindi il tempo stringe da tutti i punti di vista. Anche quello del telegiornale, c'era il vertice Alessandra, anche quello del telegiornale, sì, il tempo mi stringe. Fermo. E ci ricolleghiamo con te nel finale per vedere se ci sono delle ulteriori novità. Dobbiamo però ai nostri telespettatori anche l'aggiornamento su quel dato che abbiamo già sentito in tutti i servizi nel collegamento, quel quota 300 raggiunta oggi dallo spread. Lo spread BTP Bund sopra 300 punti base è precisamente a 301. Così si è chiusa la terza seduta dell'era post nota di aggiornamento al DEF. Sono livelli che non si vedevano da 5 anni e mezzo, mentre con rendimenti al 3,44% non avevamo a che fare dall'inizio del 2014. È la fotografia finale di una giornata cominciata malissimo, proseguita inseguendo l'illusione di un minimo sollievo e conclusasi con il colpo di coda che ha portato il termometro del rischio paese sopra quella che è una importante soglia psicologica. Difficile del resto che in apertura quel termometro non risentisse delle dichiarazioni del Presidente della Commissione Juncker, che aveva invocato rigidità nei confronti dell'Italia per scongiurare la fine dell'euro, e dell'allarme di Moody's, che in mattinata ha affermato che l'Unione Europea non sarebbe preparata ad un altro forte rallentamento che metta alla prova il sistema finanziario e che sarebbe più esposta ad una nuova eventuale crisi. A mettere le ali allo spread, facendolo schizzare fino a quota 311, almeno secondo la spiegazione di Bloomberg, sono state però soprattutto le dichiarazioni fatte da Borghi. Sono più che convinto che l'Italia con una sua moneta sarebbe in grado di risolvere gran parte dei suoi problemi. Come avete già sentito, è dovuto correre ai ripari con una smentita lo stesso Premier Conte. Qui è cominciata una leggera discesa, probabilmente aiutata anche dagli acquisti della Banca Centrale Europea, sostanzialmente vanificata però dall'ulteriore inasprimento dello scontro tra il tandem Salvini-Di Maio e i vertici dell'Unione Europea. E mentre le ipotesi di piano B e di Italexit mantenevano l'euro sui minimi da fine agosto intorno a 1,15 dollari, le borse, in particolare quella di Milano, seguivano l'avvio da brividi dello spread, per poi però discostarsi dall'andamento di quest'ultimo e limitare i danni. Piazza Affari infatti ha chiuso a meno 0,23%. Questi tutti i fatti su quello che è l'argomento principale della giornata, e non solo di questa giornata, non solo a partire da oggi, ma c'è un altro fatto che è piovuto sulla scena
pubblica e politica con effetti immediati, dirompenti dal punto di vista delle reazioni. Ma del resto già il fatto in sé era molto importante. L'arresto di un uomo che è il simbolo dell'accoglienza a livello locale nel sud d'Italia, col suo modello Riace, il sindaco di quella cittadina, è però finito agli arresti domiciliari. Vediamo. Da sindaco, simbolo del sistema accoglienza dei migranti, è indagato da oggi agli arresti domiciliari, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di illeciti nell'affidamento del servizio raccolta rifiuti. Una specie di contrappasso giudiziario per Domenico Lucano, sindaco di Riace, piccolo comune calabrese, famoso per i suoi bronzi, che con lui era balzato sulla scena anche per il modello di integrazione e di accoglienza diffusa. Al terzo mandato da primo cittadino, inserito 2 anni fa dalla rivista Fortune tra i 50 leader più influenti del mondo, oggi Lucano si ritrova col peso delle accuse. Divieto di dimora per la sua compagna, una donna etiope, accusata degli stessi reati, 31 gli indagati. La procura di Locri aveva chiesto i domiciliari per altre 14 persone, richiesta rigettata dal GIP. I PM parlano di particolare spregiudicatezza del sindaco. L'indagato vive oltre le regole che ritiene di poter impunemente violare nell'ottica del fine che giustifica i mezzi, puntualizza il GIP. Nell'ordinanza alcune intercettazioni, Lucano si sarebbe adoperato per organizzare matrimoni di comodo, come quello tra una cittadina straniera alla quale era stato negato il permesso di soggiorno e un calabrese. Gliel'ho fatti io i documenti, dice il sindaco, li abbiamo sposati in un attimo. È illegale, ma l'ho fatto per aiutarla, non per imbrogliare, ma per venire incontro a una ragazza che è stata sfruttata e umiliata. C'è poi la seconda accusa. Lucano avrebbe assegnato il servizio di raccolta rifiuti a 2 cooperative, istituendo un albo comunale ad hoc e superando le norme di legge. Nelle intercettazioni e nell'ordinanza non si parla mai di soldi, nemmeno un euro. Eppure un anno fa il sindaco fu iscritto nel registro degli indagati per truffa, concussione e abuso d'ufficio. La procura aveva ipotizzato una presunta gestione illegale dei fondi destinati all'accoglienza, ipotesi smentite dal giudice per le indagini preliminari, che scrive: il diffuso malcostume emerso nel corso delle indagini non si è tradotto in alcuna delle ipotesi delittuose ipotizzate, smorzando così le accuse più pesanti, entrando di fatto in collisione coi PM. Il GIP parla di vaghezza di alcuni capi di imputazione, di errori grossolani dei magistrati, di marchiane inesattezze, critiche che hanno fatto scattare la reazione della procura, che annuncia ricorso. Era appena arrivata la notizia dell'arresto del sindaco di Riace e già fioccavano i commenti, anche altolocati, diciamo così, di irrisione per chi aveva creduto e credeva in quella stagione di accoglienza che si collegava al volto e al nome del sindaco di Riace. Una brutta pagina che vi raccontiamo. Non so, chiedete su Riace. Apre le danze di primo mattino Matteo Salvini, che invia un bacione a Saviano e uno al sindaco, in questo momento sfortunatamente agli arresti. Poi aggiunge: chissà cosa diranno adesso tutti i buonisti che vogliono riempire l'Italia di immigrati. Chiedete a Saviano, alla Boldrini e ai campioni dell'immigrazione fuori controllo. E dai Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni usa toni non meno sprezzanti. Vi ricordate Saviano che parlava di Riace modello vincente? Adesso potrà portare le arance al suo amico arrestato. Risponderà più tardi Roberto Saviano. Questa inchiesta è il primo atto verso uno Stato autoritario. Ma intanto tutta la politica è mobilitata. Da LU Laura Boldrini parla così: Salvini, quello indagato per sequestro di persona, quello che deve allo Stato 49 milioni. Si esulta quando viene sgominata l'Ndrangheta, non quando viene arrestato un sindaco. Luigi Di Maio invita a non enfatizzare dei modelli
che poi finiscono arrestati, mentre dal PD Maurizio Martina parla di vergognosa speculazione e poi si affida prudentemente alla consueta fiducia nella magistratura. Meno prudenti molte altre voci che si levano dal PD, da Nicola Zingaretti che chiede la fine dei processi mediatici, Mimmo Lucano è stato lasciato solo ad affrontare problemi immensi, a Gianni Cuperlo che definisce Riace un modello prezioso da tutelare. Sulla vicenda interviene con parole durissime da più Europa anche Emma Bonino, reazione scomposta di Salvini, noi garantisti sempre, vicenda giudiziaria tutta da chiarire, dice la Bonino che aggiunge, nessun politico degno di questo nome dovrebbe festeggiare l'arresto di un avversario politico e poi invocare il garantismo quando fa comodo, mentre Forza Italia con Maurizio Gasparri fa appello al garantismo e all'accertamento delle responsabilità e tuttavia, aggiunge Gasparri, mesi fa sono riuscito a bloccare in commissione di vigilanza RAI la trasmissione di una fiction celebrativa proprio sul sindaco di Riace. Gasparri si riferisce alla fiction con Beppe Fiorello, mai andata in onda, ma diventata un caso politico. E oggi lo stesso Fiorello interviene con un tweet, io sto con Mimmo, adesso arrestateci tutti, mentre una pagina web ha già dato appuntamento per sabato prossimo a Riace, a fianco del sindaco arrestato. Forse questo è l'unico paese in cui ci si può scatenare con un tifo da stadio di fronte alla notizia di un'ordinanza cautelare, che vuol dire soltanto il primo passo della giustizia che può portare a un processo o neanche a un processo, a una condanna o un'assoluzione, poi un appello eventuale fino alla Cassazione. Eppure già così sembra un gol nella porta avversaria o cose di questo genere. È un problema che ci portiamo dietro da 25 anni, ma che adesso sta diventando totalmente fuori controllo, come abbiamo visto. Andiamo però, mentre monitoriamo, ve lo faccio vedere soltanto per qualche istante, mentre monitoriamo la situazione con Alessandra Sardoni di questo vertice così importante, andiamo a vedere a Genova come oggi sia stata una giornata con nuove notizie importanti, tra cui la messa in discussione ormai di gran parte di coloro che devono decidere della candidatura che era sembrata prevalere, quella di Gemme, come commissario alla ricostruzione. Il primo sopralluogo dei periti del GIP del Tribunale di Genova, degli indagati e delle parti civili nella zona nera del Ponte Morandi è durato tutta la giornata. Ingegneri tecnici nell'hangar dove sono custoditi i reperti del viadotto crollato a fotografare lo stato dei monconi e dei resti già catalogati e poi a visionare quel che resta della pila 9. È come se si osservasse un grissino caduto da un tavolo e sbriciolato in mille pezzi. Non è facile capire la dinamica per chi vede i resti del ponte per la prima volta, ha commentato uno dei periti che a metà dicembre dovranno portare le loro relazioni in udienza. È stato interessante perché quando si lavora in trasparenza, come oggi, che ti fanno vedere tutto quello che c'è da vedere, insomma senza riserve, è importante per i cittadini, perché comunque qui si sta per scoprire la verità, non per altro, quindi lavoreremo in tal senso. I sopralluoghi dei periti continueranno senza sosta nei prossimi giorni per liberare il prima possibile l'alveo del torrente Polcevera, in modo da evitare un rischio esondazione e almeno una delle 5 strade per ora chiusa al traffico. E mentre si aspetta il nome del commissario per la ricostruzione, quello di Claudio Gemme sembrerebbe tramontare perché la casa della sua famiglia è nella zona rossa. E spunta quello del sindaco Bucci. La procura ha iscritto nel registro degli indagati Giovanni Proietti, dirigente del MIT per la vigilanza sulle concessioni autostradali. E proprio contro il Ministero delle Infrastrutture si scaglia di nuovo il governatore Toti. Gli indagati non sono tutti dalla parte di Società Autostrade, ma sono anche dalla parte del controllore, cioè da quel Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che forse qualche domanda in più dovrebbe farcela porre a tutti. I PM oggi hanno sentito Carmelo Gentile, docente del Politecnico di Milano, come persona informata sui fatti. Fu proprio Gentile ad effettuare lo studio nel 2017 commissionato da ASPI per il ponte Morandi ed a suggerire l'installazione di sensori per controllare il viadotto. Quando ci commissionarono lo studio si guardarono bene dal fornirci tutti i documenti, altrimenti con quelle informazioni avrei detto io stesso di chiudere il viadotto, ha detto ai magistrati. Spea replica, fornite al Politecnico tutte le informazioni necessarie per incarico, da conclusioni studio mai nessun segnale di allarme.
Andiamo a vedere come Salvini, abbiamo visto prima nel servizio sulle reazioni all'arresto del sindaco di Riace da Napoli, e si è andato in una città che notoriamente gli ha provocato in passato qualche spina e viceversa, e peraltro infatti insieme a manifestazioni di consenso ne ha avute anche di senso contrario. Li inseguiremo quartiere per quartiere, via per via, pianerottolo per pianerottolo. L'obiettivo finale è deportare e cancellare la camorra, far sentire a ogni singolo camorrista lo schifo che è. Linea dura del ministro dell'interno Matteo Salvini, che in occasione del vertice del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, oggi a Napoli, ha dato la sua ricetta anticamorra, che ha detto è la priorità. Ricetta che si traduce in 100 uomini in più delle forze dell'ordine che saranno inviati a Napoli per fronteggiare l'emergenza criminalità e per quella delle baby gang che seminano il terrore con le cosiddette stese, punta il dito contro i genitori. È un problema del problema, già qua dobbiamo inseguire camorristi anche a 8 anni, mi raccontavano, perché quando confezioni droga a 8 anni e la spacci a 12 vuol dire che ci sono anche alcune famiglie a cui va tolta la patria potestà perché sono lì per allevare futuri criminali. La visita napoletana comincia nel quartiere Vasto, rione popolare alle spalle della stazione ferroviaria, terra di nessuno, vicoli dove regna l'illegalità e recentemente anche teatro di scontri tra bande di immigrati e spacciatori. Qui il ministro dell'interno è stato accolto dal parroco Don Vincenzo e dalla folla di quei residenti antimigranti che lo hanno applaudito. Selfie e strette di mano anche davanti alla prefettura con i simpatizzanti della Lega. Ma non sono mancate le proteste. Nel quartiere Vasto un gruppetto di immigrati ha innalzato uno striscione con una scritta contro il decreto Salvini. Basta, basta Salvini! In via Toledo il corteo antirazzista con il lancio di monetine e i manifestanti che gridano ladro per la vicenda dei 49 milioni della Lega. Abbiamo intenzione di investire risorse per la sicurezza, sono risorse che serviranno per assunzioni straordinarie per le forze di polizia, dice Salvini, dopo aver incontrato i vertici delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Ma è polemica con il sindaco di Napoli, De Magistris, che non partecipa alla conferenza stampa, va via dopo il comitato e attacca. Salvini alimenta il conflitto tra i poveri, gli incidenti al Vasto sono colpa dei governi. Faccio finta di non aver sentito, replica Salvini, al tavolo forse era un sosia. E allora andiamo a vedere, quanto pare è finito il vertice, Alessandra. Sì, sarebbe finito, è stato visto anche Salvini che montava in macchina, quindi non ci sono dichiarazioni, alcune dichiarazioni per la verità c'erano state durante il vertice, sotto forma di una nota di Salvini che ribadiva puntiamo sul lavoro, la crescita, via la Fornero e meno tasse, gli italiani stufi di preoccupazioni e insicurezze, e anche Di Maio era durante la riunione ha scritto sul blog 5 Stelle che Juncker non è adatto a rappresentare la Commissione europea, che siamo un paese sovrano e che quindi si rispettano le regole, però insomma non ci possiamo far soffocare dal debito. Però questo naturalmente non significa che siamo a conoscenza del risultato politico di questo secondo vertice, ancora, significa che andiamo in però pubblicità, che ci sarà il testo. E poi vediamo se con questi 3 minuti riusciamo a avere qualcosa di più. Vi dico subito però che dopo di noi c'è Lilli Gruber, che a 8:30 ha Gianrico Carofiglio, Andrea Scanzi e Federico Pizzarotti. Poi a di martedì sentiremo proprio Di Maio tra gli ospiti di Giovanni Floris, ma anche Carlo Cottarelli e Elsa Fornero. Quindi, persone a cui sono fischiate le orecchie. Ci fermiamo. Altro da dire in breve, Alessandra Sardoni, su qualche notizia su come si è concluso il vertice? Su come si è concluso no, però possiamo dire che è stato lungo, perché 2 ore e mezza di riunione allargata con i nomi che vi abbiamo detto in precedenza, preceduta da un prevertice soltanto con Conte, Salvini, Di Maio, che hanno parlato almeno per 1 oretta. Per i contenuti dobbiamo aspettare ancora. Ok, grazie. E sappiamo già com'è andata a Milano, Wall Street, Dow Jones più 0,59%, Nasdaq meno 0,15%. Gruber e Floris, ci vediamo domani sera, buonasera.